Signori miei, ben ritrovati su Until Dawn. Stiamo gongolando il nostro bel lupotto. Speriamo che il fatto che non stiamo coccolando così tanto ci venga buono più avanti. Io lo chiamerei Paolo. Il lupo Paolo, va bene. Perché non Alberto allora a questo punto? Il nome delle tue belle caramelline gommose che prendevi in gioventù. Cara Buone. vecchia gioventù, No, cosa io ormai prendevo le... fuggita. Comunque ci terrei a precisare che io prendevo le Goleador, che erano buonissime e costavano 200 L'altro giorno lire dalla le Bruna. Dalla Bruna. L'altro giorno abbiamo comprate. No, erano le Frizzi, gliele No, abbiamo già abbiamo dette. comprato anche le Goleador, Ah Alessio. Non sì, ti me le sono ricordi? mangiate tutte. Facevano cagare. No, Facevano. te. Beh, a me non Te piacevano. sei un attimino schifosino. Cosa c'è Lì, qua? Un brilla, è un diamante. diamante per sempre, Quello che lo tu regalerai a me so. presto. Brava, sì. Un Diteglielo anche voi. fondo di bottiglia, ragazzi, le regaliamo. Facciamo la colletta. Un Oddio, il sigaro! sigaro, Avevamo trovato il strascico. mozzicone. Sì. Intero, tra Saranno l'altro. sigari. No, sono sigari indiani. C'è Toro seduto lì sempre. Ho capito, però è intero. Questa è una scatola di sigari. No, scatola per sigari in legno. È rimasto un solo sigaro. Ha un'etichetta distintiva della marca. Va bene, prendilo su, che almeno ti fai una fumata. Lo lascia lì. Sai, non ha l'accendino per È accenderlo. giusto. Deve accendere il fuoco con l'unico solfarino che gli è rimasto. Ma cosa c'è? Bacheca dei ritagli. Local man. Ok, qua ci sono anche dei pezzi di quel video che noi scopriamo pian piano con i totem. Liars. Bugiardi. Bigfoot. Bigfoot. Oddio. Allora, io ho la mia teoria. Adesso la Attenzione, dico. attenzione. Attenzione. I minatori facevano il loro lavoro di merda, no? E le miniere è successo un incidente che cazzo ne so, saranno rimasti sotto a contatto con delle cose tipo radioattive o balle varie, perché alcuni cadaveri abbiamo visto che sono mezzi mutati, oppure si sono mangiati tra di loro per sopravvivere, non so, hanno fatto qualcosa di. Si sono fottuti di testa, un po' come nelle colline hanno gli occhi, che c'erano quelli lì che erano, per colpa degli esperimenti nucleari, erano tutti mutati. Sono tornati qui, oppure dopo l'incidente sono stati messi qua nel sanatorio, gli hanno fatto degli esperimenti e praticamente. Il tipo che noi vediamo all'inizio, che insegue le ragazze, le due sorelle, secondo me non è lui il bastardo. Cioè lui. E vacca Ah, trova, ci c'è il sono delle. mangiare del cane. Secondo me lui non è lo stronzo. Ti posso interrompere un attimo? Torna dagli indizi. Un attimo, voglio dare questo al cane. Perché cosa c'è degli indizi? Dopo mi fa mollare l'osso. Cosa hai visto? Allora, c'era una scritta, ingrandisci, ecco, quella basso, 14 missing, c'hai la mano davanti. Dice Ok, che ne sono 14. spariti 14. Sì. Invece, non mi ricordo se nel video, non parlava di 12. Missing in mountains. No, ma no, ma tu ti confondi. Secondo me Tu ti c'è. co no, tu ti confondi. I minatori erano un numero. Questi sono stati dispersi in montagna. Nelle montagne, non nelle miniere. Mountains. Queste sono cose Vabbè. che. Eh no, vuol dire che da quando sono successe certe cose, molta gente sta sparendo in queste Ah, montagne ok, perché allora ho loro li fanno pensato una fuori. merda. No, non lo so, magari. Cioè, non sta parlando delle miniere, capito? Poi il Vai dal numero. lupetto a dargli lo stile. Sì, che ce l'hai in mano, sì, Sì. ok. Ma sono ossa umane, quindi queste. Ma no, Potrebbero. no, è piccola questa. L'omero. No, è troppo piccolo. Sembra più un femore. Se ho Sì. ragione io, il capo dei cagnotti non è del tutto figli di puttana. Dei cagnotti, attenzione, Tania cagnotto. Sì, Sì, dei sì. cagnolotti qua. Easy boy. Vuole bene e io continuo Buono. all'inverosimile. Sì, dai. Ho capito. È un Paolo buono.
Ma non è Paolo! Leopo Paolo. Va bene. Allora, io ne prendo su un altro di osso perché magari se incontriamo invece suo cugino, non è mica tanto buono, eh. Il macete ce l'abbiamo, sì, magari lo Sì, gli piantiamo in è servito fondo. per le due dita, basta. Merda, ma l'abbiamo dato al bianco. Non ne prende un altro, ma vaffanculo. Che inculata. Do un altro occhio qua. Metti che ci sia un totem nascosto. Non c'è niente. Boh, io ho quell'idea qua, il tipo, ok, c'è sta storia della terra sacra indiana. C'è sta storia del manicomio, c'è sta storia delle sedute spiritiche, c'è dentro tutto e lo sappiamo. Non puoi col macete far qualcosa lì? Mi No, spaccherei la lama. ha arrugginita. Ma è comunque bella tosta, Sì. ci vorrebbe un piede di porco, ci vorrebbe. Quindi un tuo piede. Il piede del maialetto. Allora, i casi sono due: o la chiave qua in giro, o siamo bloccati. C'è scappata forse? Qui c'è una luce che punta. Possiamo entrare qua? Qua c'è una giacca. So, what have we here? Sono delle lattine. Grande, cosa fa? Abbiamo un nuovo outfit. Una pistola! Prendi la cribbio. Non ci arriva. È un genio. Porca vacca, è una 357 questa. 357 Magnum. Special. No, è la 38, aspetta. La 357 Manu spara Io anche i volevo colpi le da... No, lattine la comunque. non ce ne frega niente, il vivo è la Fatte! pistola. Quindi cosa abbiamo? Pistola, macete, stiamo diventando... Tutto, Abbiamo la giacca. ma non usa Non usa niente. niente, però ci ha tagliato le dita. Ok, sai cosa ci serve la pistola? Prendi il lucchetto, boh, fine. E poi avrà finito i colpi, guarda che merda, scommetti. Vabbè. La merda... San, non ci credo. Delle schegge, beh, fa un lavoro del genere, ragazzi, ti arriverebbero delle schegge ovunque che Ma la impazzite. giacca si è Ah, la giacca, è riparato, vero, su. Un eh? La giacca antiproiettile in Kevlar, cioè. Va cashmere. bene, dai. Però sarebbe bello, tipo, vabbè, adesso è uscito il C'è un videogioco, interruttore. che non va, e non ci posso neanche venire. C'è il videogioco, vabbè, famoso, non famoso, magari andrà bene, spero, perché comunque è carino, ci sta. Sarebbe bello che con questi attori facessero anche il telefilm, però. Un bel telefilm, una decina di puntate su Sky, eh? Ma Vabbè, chi lo sa? non hanno i soldi, non lo faranno mai. Con la panettiere. Però queste cose sono proprio ben fatte, sono proprio belle, sono... Bei particolari, mi piacciono. Cos'è? Un quadro? Una Un quadro, un quadro. Un botola. quadro. Yes. Gli uomini del miracolo. Il riuscito salvataggio di tutti i 12 minatori intrappolati durante il disastro del 5 gennaio. Vedi, i 14 è la Sì. gente che è sparita in queste montagne. Ma non è che c'è una faccia. Alcune facce, se notate, sono. Sembrano proprio incollate, sembrano. Secondo me sono i programmatori. I programmatori del gioco questi. Sono Mr. Egg, sicuro. È un Io totem. spero di avere... Sì, c'è un totem, è vero. Spero di avere ancora qualche proiettile nella pistola, perché lui non controlla, Il lui non bianco andava guarda. bene, Anche il giallo... no? È la morte. Mi sa che non abbiamo ancora capito bene. Ma porca mignotta santa. Sì, però hai visto, cioè lui da Da fuoco fuoco. a... Con l'accendino. Sì, ok, non accendiamo l'accendino. Mai più nella vita, non usiamolo mai più, anche Però perché magari non so perché ce l'ha. Non era una cosa voluta perché voleva bruciare. me ne frega un cazzo, basta. Adesso si combatte, Tanto vedrai che eh. arriverai al punto dove lo dovrai accendere per Cioè, fine. forza. No.
Non voglio. Esci da lì. Ho una pistola e so come usarla. Scarica. Non dirlo. E non corre. Dove siamo? Questi vuoti. Cosa ha fatto? Ha fatto il dito. Che per quanto gli riguarda, beh, non è più una cosa così comoda. Esatto. Però sta tenendo la torcia con la manina mozza. Vabbè, cavolo, c'ha tre dita. Potrà tenere un mezzo chilo di torcia, no? Un fisicaccio come lui. Fa una bella aperta. È l'eroe della situazione, cosa stai dicendo? Per il momento... Sì, no, ci sta facendo vedere la zona più fine. No, dai, ti prego, non possiamo buttare via tutti i proiettili del mondo per... Scavalca! Aspetta, aspetta, cosa c'è? Ok. Mike, porca troia! Muoviti. Siamo un completo disastro. Chi è che ci guarda? Guardalo. Sto demente con la maschera. Ci chiude, ci apre. Guarda come se la gode. Ehi, guarda che... Siamo con Matt. Hey, it's locked. Si è appena chiuso faccia del pinguino. Shit going on up here tonight. Ok, togli il dito, basta, ho visto. Vuole essere sicuro, eh? Ascolta, Mike là, abbiamo già capito che finirà il rosso. A sto punto salviamo Emily. Io l'ho detto da subito. No, mi sto sul culo. No. Some things you have to see for yourself. Ma non dovevano andare via tutti insieme? Non dovevano essere insieme agli altri due? Chi sono? Ad Ashley e... Non lo e so, Chris. Non lo so dove sono Ashley e Chris, non lo so, non so. Paint? It's still fresh. Perché? Vernice che sembra sangue. Cosa? Questa cosa non la capisco. Cosa mi ha lasciato un attimo spaesato? Qua cosa c'è? Un totem! No, è un totem ancora. Oddio, madosca! Bellissimo! Oh, che bello! Facciamo che non li raccogliamo più. No, ma sai che porta una sfiga quei bagagli qua che... Boh. Look! An axe! Sì, prendila. Spostati, Cristina d'Avena. Vai via. Vai, vai, è tua. Salva la situazione, Matti. Fica. Ascia. Che indizio sarebbe, secondo me? Ho un'ascia. Quindi un'ascia conficcata nella porta della stazione della funivia. Prima non c'era. Ah, siamo tornati giù alla stazione di funivia. Sì, a funivia superiore era. Allora, oh, what sì. Now? This is locked, Matt. Ok, hai un'ascia. Whoa, wait a second. We start smashing shit down. He's gonna hear us. Well, you got any better suggestions? I don't know. Ti sta già guardando. Non c'è problema che ti senta. Look. What? A window. That's great, Matt. I can just about fit my lip balm through that little slot. You will never fit through there, big guy. Aiuta Emily a passare. Aiuta Emily a passare. Sei sicura? La mandi da dentro da sola? Sì. Tu dici quello? Sì. Io sono indeciso. Io dico la verità, sono un po' indeciso. Se vuoi sfondare la porta, sfondala. Cioè, lui dice, ma ci sente. Ok, ti ha appena guardato attraverso le... Ma lui non lo sa. Noi sì, però, dobbiamo avvantaggiarci di questa cosa. Spingere dentro lei, magari c'è una trappola là, gli ha lasciato... Non lo so, non lo so, mi sto facendo mille castelli, dai, però secondo me è l'ora anche un po' di... Sfondala, dai. Io dentro da solo non ce la voglio mandare. Ok, fine. Here goes. I'm gonna huff, and I'm gonna... Shh, just
do it! Sì, esatto, scantati, porca troia, stai lì a parlare. Madonna, guarda che lecca, che tiro, dai, così. Basta che non la rompi, eh. Boh. A parte il fatto che quella porta lì ci piantavi una sbarata e dava giù perché è compensato. Quindi, oh. Vabbè. Gotta be the guy, the one who got to Chris and Ash and Josh. He's gotta know this is the only way back. Don't say that. Look, the cable car's all the way out there. Well, that's not far, right? You can jump. Cosa? No, no, abbiamo visto che caschiamo. No, no, col cazzo. Flattered, though. Well, Matt, if you can't jump that, what are we gonna do? Lei ci induce proprio a fare le cose come il suo cagnolino, eh? Proprio una stronza. Vai a cagare, vai. Vacci te con un salto, tanto che sei lì, eh. Magari le tue scarpe italiane da 2000 euro ti aiutano. Cretina. Cioè, tumoroso, lo mandi a morire come una merda. Cos'hai trovato qua? Someone really did a number on this joint. Such a mess. This place was barely in working condition before, and now... Hey, look! Fire tower. Torre antincendio. Hey, Magellan, maybe we should get the cable car working and take the show on the road, huh? Secondo me è quello che vuole lui. Dobbiamo stare lontani da... dalla famiglia. Very friendly. Unfollow. Muori. Secondo me la funivia è... dobbiamo dimenticarcela. Almeno per il momento. Puoi schiacciare? Eh no, perché vedi, start stop ci vuole la chiave lì nel pulsante rosso. Qua. E non possiamo fare un cacchio. Great. Me lo fa vedere lui. No keys, no cable car. So, back to square one. Non puoi scappare e andare a casa. Ma non possiamo. Fire tower on the map. Hai un jetpack? Non intendo. Va bene, arrivederla. I mean, it would, wouldn't it? Probably, yeah. Matt, we gotta get to that radio. Lei ci serve la radio che intende sopra la cabina? No, torno indietro. Perché vuole la radio per contattare qualcuno, forse. Sì. Non hanno i cellulari, non hanno più i cellulari. No, i cellulari non vanno qua, l'hanno detto, non becca un cazzo. Perché ha detto che bisogna spendere milioni di dollari per fare il ripetitore. Torna che vada bene. Io a lei non... Sì, no. I don't know him. Vai a vedere che c'è stato le foto farfalle. Eh beh, lei ci fida meno. Ecco, wait, questa è la cosa più intelligente che ho sentito in tutto il gioco. You and going back to the lodge? You just want to hide out in your room and cry. What? No. Don't be a pussy. We gotta do this, Matt. Fine. Whatever you say. Ma che cazzo dici? Coglione. Coraggio gli si è abbassato, ma non me ne frega niente. Cioè, coraggio e stupidità sono due cose diverse. Queste cose filosofiche. No, scusami, però abbiamo visto che... Tanto adesso glielo fa fare lo stesso. No, glielo fa fare un cazzo, perché io non lo faccio. Oh, hold up. Cofala. Cosa fa? What's cooking? Good looking. Getting us out of here, Mr. Meat for Rain. No, ma cade giù lui. No, lui non ci va. Ci va lei, se vuole andare. Buon viaggio. Coraggiosissimo. Poco di... Che faccia fatta? Non so un cazzo. Cosa stai facendo? Posso venire anch'io? You're coming with me, buddy. No, aspetta, guarda. Just like magic. Come on down. We can totally get out here this way. Ok.
cadi, eh. Cadi, se vai lì. Cosa fa? Ma perché lei non si muove? No, stava cadendo lei. You're right. Yeah. Thanks. Maybe you should go first, ecco, to protect me. No, no, non ci vado io, basta, non ci vado, torna via. Ok. Ok, easy now. Ok. All right. Oh my gosh. Okay. Almost. Almost. I'm feeling kind of faint. Don't look down. Dai, dai, che sei a posto. Ok. Ok. Holy cannoli, thank God that's over. Yeah, for real. Non è ancora finita. Mm. Io non voglio morire. Non voglio che mi muoia. Dai, che siamo a posto. Guarda, io non voglio. Oddio. No, un altro totem. Basta. Portano troppo sfiga quei bagagli qua. Sei scema, la punti, madonna. È una pistola, quella per chiedere aiuto. Scacciacani. No, razzo segnalatore. È una scacciacani. Ma porca troia, ti ho detto di no. Aspettami, Emily, che c'è la torcia qui. What? The radio. It'll work. But okay, if it doesn't. Mamma, piangi sempre, Emily. Ah, ma voleva andare sul ripetitore della radio, non nella cabina. I'm out. Sai quello della macchina? No, no, io avevo capito che anch'io, sulla cabina c'era anch'io la radio, perché non stiamo attenti. It might as well be a pitch black out. Hey, hopefully we won't have to. You think the psychopath is just gonna give up and run away? Allora, Alessia, le vicende sono durante una notte, eh. È tutta una notte stiamo vivendo. As long as we don't hide in the lodge, that's where. Ti ricordi che ogni capitolo ci dice 8 ore all'alba? Sì, sì. Ah sì sì. E mi butto di qua. Ci eravamo salvati. Sì, pronti via. Ci eravamo salvati finora. Oddio. No, Si rompe il bagaglio lì? No, 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 no. Bravo! No. Matti è un bravo ragazzo, un po' burlando però. Cosa c'è qua? E vacco ca, dai, sta diventando un po' ripetitiva, però sta storia, ragazzi, dai. Chris con un fucile a pompa. La madonna. Era chi era? Emily o Ashley? Quella di Spagna? No, era Ashley, secondo me. Perché naturalmente ci siamo separati, perché siamo furbi. Non c'è cosa che c'è da fare. La lunona. L'unica cosa che c'era da fare era stare insieme qua. Cosa c'è qui? Oddio! No, la telecamera non mi aiuta. C'è una luce. Avenger. Lì fuori. Yes, Matt, given the choice, I prefer not to spend my evening plummeting to my death off a snowy clifftop. Ah, beh. Eh beh, no, 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 una buona scelta. No, no, ma teniamola come opportunità. Vediamo se no. Emily, trovo. Cosa c'è? I caribù! Cos'è? I don't know. Oh. No, no, sono tutte e due! Ma perché? Perché sei andato fino al dirupo, Dio buono! Ma questo qua è dove erano cadute le due sorelle? All'inizio. Ma porca. No, forse puttana. No, forse no. Forse no, perché c'è. Guarda sta troia che sta qua spaparanzata nella. Madonna, è la che più vasca. Furba di tutti. Sì, ma c'è uno che mi sa che la stia guardando alle spalle. Poi quando vuoi. Ecco, te la godi lì? Sei lì che ti fai il bagno e uno così che ti guarda? Mamma mia. Diventa marrone l'acqua. Che schifo adesso. Oh, oh. Ah, gli ha spento la candela, hai visto? Chiudendo la porta. Guys. Lei non sa un cazzo, lei non sa niente. What are you doing out there? Being creepy. Dai, ora ti devi da fare un po' anche te, Sammy.
E fa vedere il culone. Smettila. No? Non fa vedere niente. Non è un gioco porno, è un gioco horror. Porn horror. Potresti aver inventato una nuova. Comunque tornano indietro. No, Alessia. Lune 11, prima che ore erano? Cioè loro ti fanno vedere varie cose. Vari spezzoni, esatto. Sì, può essere. Tipo può Beautiful, essere. È tipo Beautiful. È Beautiful, è Beautiful horror, vero questo. Ma mai horror come quello vero, forse. È un porno. Ma te l'ho appena detto io, ma il cervello ti funziona? Te l'ho appena detto. Perché ormai è ora di pranzo. Ah, strano. Oh, really? No, gli ha fregato i vestiti. Gli ha fregato i vestiti. Siamo nude. Nude tutta la vita. È un maniaco. Vabbè, fino qua, cioè sarebbe stato abbastanza maniaco anche senza rubare i vestiti, Angela. Penso sia la cosa più innocente che ha fatto finora. No, Josh, cara mia, mi sa che non verrà. La freccia ci dice di andare di là. Col cazzo. Vai a fare in culo, vai te. Però non abbiamo altre ci vie. Devi andare perché chiuso. Ma dai, ma che palle. La via del maniaco. Ci vede sotto. No, smettila, sei più maniaco di lui. Fa per ridere, no, dai. Non si vede un'ostia. Ostia. Sì, catena ninta. Perché te suona? Il dondolo. Perché è luna. No, è luna 10. Fa vedere l'orario. L'ho visto io prima. Sì, quando è cominciata la cosa, ma noi stiamo girando, il tempo è distorto. Il tempo è distorto come l'ordro. Mette l'una e un quarto, cavolo. E perché suona? Perché suona anche i quarti, eh? Ci sono anche quelli che suonano i cartini. I cartini. Quarti. Mike, Emily. Si chiama, fai This is really getting out of hand, okay? It was all very funny, haha. Look at Sam walking around in a towel, but now I just really want this to be over, all right? You had enough? Monastero di sangue. Miglior film horror. Da, non solo era un produttore cinematografico di Hollywood, ma di film horror. Oh! Però è carino, eh? Il premio, dici? Sì, in effetti sì. Fosse stato però placato horror, sarebbe stato più bello. Placca. Can I have my clothes back now, or am I supposed to hang out in a towel for the rest of the day? Allora, di lì è la via. Towel it is then. Asciugamano. Proviamo qua. Neanche mi dà allumino. Un tubo. Devi scendere secondo me. No, non voglio, non voglio, non voglio che mi muoia anche Sammy. Scusa, voglio. Alla fine dei conti è più giusto che muoia lei che altri. Non ha fatto niente tutto il co. Ma poverina, è la cheerleader. Cioè, lei è salva il mondo. Salva il mondo, salva la cheerleader. Perché ci sono ste frecce? Perché ce l'ha messa il nostro amico. Forse è innamorato di Sammy. Ci fa la festa. Andiamo a vaffanculo, adesso crepa, porca troia, lo sapevo. Tutti quelli che amo in questo gioco stanno morendo, io non posso fare nulla, Cristo! Chris! No, Chris col fucile a pompa, sarà scarico come minimo. È tutto sì. Quello là c'ha la pistola, la usa aprire i lucchetti, ma perché? L'abbiamo già vista, l'abbiamo già vista! Me ne vado. You in the kitchen, cooking something up? No. Sì, magari, c'ho una fame. Vedi che hai fame anche te? Mamma mia, c'ho la fame cronica io. Sti palloncini. Naturalmente tutto chiuso. Ok, signori. Inutile negare la situazione, siamo nella merda, sì. Fino al collo, basta. Anche la nostra Sammy è in una brutta situation. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Speriamo di riuscire a cavare un ragno dal buco. Perché io ci tengo quei ragazzi qua. Mi si vede, li stai trucidando. Ma non lo faccio apposta, giuro. Ragazzi, fatevi sentire nei commenti. Noi ci vediamo alla prossima. Condividete se vi siete divertiti. E grazie di tutto. Ciao. Ciao.